di terra più orientale del Salento si incontrano paesi che custodiscono tradizioni secolari e testimonianze della civiltà contadina del Mediterraneo. Benvenuti in Terra d'Otranto, nelle terre d'Oriente salentine, ad Uggiano la Chiesa e Casa Massella. Situato nel sud-est della penisola salentina, ad appena 6 km da Otranto, il comune di Uggiano la Chiesa, con la frazione di Casa Massella, conta circa 4.400 abitanti e dista 44 km da Lecce. Per le sue risorse agroalimentari, Uggiano la Chiesa fa parte della rete delle città del pane e dell'olio, i due prodotti simbolo di questa terra. Buon vento! Chiesa custodisce l'essenza di un borgo antico che accoglie i visitatori nella graziosa piazza Umberto I, fulcro della vita cittadina del borgo, dove sorgono i monumenti che ne caratterizzano la storia e le tradizioni. La piazza centrale è dominata dalla chiesa matrice, dedicata a Santa Maria Maddalena, patrona del paese. Rappresenta uno splendido esempio di architettura e segna la transizione dal barocco al neoclassico. La chiesa madre risale alla seconda metà del XVIII secolo. La facciata, terminata nel 1775, è divisa in due ordini da lesene. Possiede un impianto basilicale a tre navate a croce latina. L'interno, decorato a stucco con motivi di gusto rococò, ospita altari sormontati da pregevoli tele. Sulla facciata esterna, nell'ordine inferiore, si aprono tre portali d'ingresso. Sulle volute laterali sono posizionate le statue di San Pietro e di San Paolo. Nella nicchia sul portale centrale si trova la statua di Santa Maria Maddalena, protettrice del paese. Salvatore Piconese, sindaco del comune di Uggiano la Chiesa, nonché presidente dell'Unione dei Comuni delle Terre d'Oriente. Siamo nella terra più a est della provincia di Lecce, ovvero nella terra più a oriente d'Italia. Quindi è la prima terra a vedere la luce del sole, ed il sole, simbolo di calore e vitalità, trasforma questa terra in una terra accogliente e ospitale, capace di emozionare e attrarre qualsiasi visitatore o turista che si appresti a visitare questi luoghi. I comuni dell'Unione dei Comuni delle Terre d'Oriente sono Otranto, Uggiano la Chiesa, Giurdignano, Muro Leccese e Poggiardo. Se qualcuno si chiede dove sono queste terre d'Oriente, sono nel punto più a est del Salento e nel punto più a oriente d'Italia e sono formate da 5 comuni che sembrano quasi incastonati in questo lembo di territorio salentino, capaci di mettere insieme mare e campagna, folklore e tradizioni, natura, arte e storia, conservando così l'antico fascino degli antichi borghi e delle antiche comunità. Il territorio delle Terre d'Oriente è un territorio salvaguardato e tutelato, nel quale le bellezze paesaggistiche e ambientali sono l'elemento di sviluppo sociale e culturale dei 5 comuni. E noi attraverso Buon Vento scopriremo e conosceremo il territorio delle Terre d'Oriente, ma soprattutto conosceremo l'arte, la natura e la storia di questi 5 comuni. Da Uggiano la Chiesa, Buon Vento! Ad Uggiano la Chiesa, la testimonianza del passato vive nella struttura che caratterizza le case del borgo, semplici, simili tra loro e organizzate a corte, con un ampio cortile su cui si affacciano i portoni d'ingresso delle case, tutte dotate di un unico accesso alla strada principale. La città di Uggiano la Chiesa si caratterizza in particolare per la sua vicinanza al mare, in particolare ad Otranto e alla baia di Porto Badisco, ma soprattutto la città di Uggiano la Chiesa emerge in particolare per la sua piazza così bella, così luminosa, dove emergono due elementi architettonici, la Torre dell'Angelo, antico posto di avvistamento alla città di Otranto, e soprattutto la chiesa matrice, intitolata Santa Maria Maddalena, la cui facciata ne riempie la piazza di lucentezza per la sua pietra leccese. Il comune di Uggiano la Chiesa conta circa
4.500 abitanti, di cui 3.500 ad Uggiano la Chiesa e circa 1.000 nella frazione di Casa Massella, dove sorge il Palazzo Marchesale, intitolato ad Antonio De Viti De Marco, grande meridionalista ed economista di fama nazionale. Ma soprattutto Uggiano la Chiesa e la frazione di Casa Massella sono da tempo città dell'olio e città del pane, ovvero due prodotti, l'olio e il pane, che caratterizzano questo territorio, ma soprattutto simboleggiano l'arte e la cultura del Mediterraneo. Da qui, da Uggiano la Chiesa, vi invito a passare l'estate 2011 ad Uggiano la Chiesa nella frazione di Casa Massella, augurandovi in questo momento buon vento a tutte e a tutti. Uggiano la Chiesa pare derivi dalla parola latina vigilarium, ossia vigilare, in quanto il luogo, in origine, era una torre di avvistamento a protezione della città medievale di Otranto. Da vigilarium derivò il nome Viggiano, trasformatosi poi in Uggiano. Successivamente, gli aragonesi, durante la loro dominazione, donarono il feudo di Uggiano alla chiesa di Otranto e conferirono all'arcivescovo il titolo di barono Uggiani. Al nome della città si aggiunse pertanto il completamento La Chiesa. Benvenuti nella Valle dell'Idro, ci troviamo all'interno della cripta vesiniana di Sant'Angelo. È molto importante appunto perché è meglio conservata tra le cripte di Uggiano ed è aperta al pubblico. Nella navata l'affresco più fondamentale raffigura San Michele Arcangelo, da cui prende il nome sia il monte che la cripta stessa. San Michele Arcangelo è raffigurato secondo la sua tradizione, con la tunica rossa, con il loro osso dorato e questa fascia decorata con motivi rombonali. Sono ben visibili le ali dell'arcangelo. Essendo un cavaliere, l'arcangelo impugna su una mano una lancia e sull'altra il sigillum. Le pareti sono interamente affrescate secondo i canoni dell'arte bizantina. La cripta di Sant'Angelo è una delle preziose testimonianze del patrimonio storico-artistico di Uggiano la Chiesa. Vi invitiamo a visitarla. Buon vento a tutti! La bellezza di Uggiano è costituita da una campagna rigogliosa che si spinge nella Valle dell'Idro fino a lambire Porto Badisco. Le campagne sono attraversate da numerosi sentieri oggi utilizzati come percorsi turistici per scoprire i dintorni di Uggiano e la sua frazione, il borgo di Casa Massella, ricco di storia e tradizioni secolari. Ciao Sabrina, benvenuta ad Uggiano la Chiesa, a te e agli amici di Buonvento. Ci troviamo in questo momento nel frantoio Ipogeo Molino a Vento, che è una delle tante attrattive del territorio di Uggiano la Chiesa. Questo frantoio Ipogeo risalirebbe intorno al 1688, almeno la prima fase di recupero è stata personalmente seguita da me circa 30 anni fa, per testimoniare il valore storico di questo territorio. Infatti, Uggiano la Chiesa è molto famoso per l'olio di oliva. Il periodo estivo portiamo all'interno di questo frantoio i turisti per fargli capire qual è la nostra tradizione. I visitatori che entrano in questo frantoio ipogeo è come se tornassero indietro nel tempo. Poi dopo si trovano questa pavimentazione dove giravano gli animali per poter muovere questa grossa macina, mentre in fondo vediamo ancora le buche originali che servivano per la lavorazione dell'olio. E in fondo ancora vediamo il posto originale lì dove dormiva il Nachiro, che era il responsabile del frantoio. Oggi il frantoio Ipogeo Molino a Vento di Uggiano la Chiesa è visitabile. Vi invitiamo tutti a venire a visitarlo e buon vento a tutti.
Ciao Sabrina, benvenuta a Oggiano la Chiesa, città del pane e dell'olio. Ciao Romina, ben trovata. Ci chiedevamo infatti quale potesse essere il dolce tipico di questo posto, la pasticceria artigianale di Oggiano la Chiesa nelle terre d'Oriente del Salento. Le paste secche hanno i canditi e come ingrediente principale la pasta di mandorla. Poi abbiamo i mustaccioli, che però si chiamano mostazzoli qua da noi, farciti con il cacao e all'interno hanno le mandorle tostate. Quello è il dolcetto della sposa per eccellenza, Sabina. Infatti se tu vedi questo velo bianco di zucchero fondente vuole riprodurre l'abito bianco della sposa. E il rosso all'interno? Il rosso saranno le labbra della sposa colorate per l'occasione di rosso. Qui ad Oggiano la Chiesa abbiamo scoperto che la mattina si fa colazione con un cornetto speciale a base di fichi e mandorle, molto particolare. Sì Sabina, questa è proprio una nostra specialità. Il cornetto io da qualche anno l'ho voluto proprio arricchire di storia, perché fichi e mandorle per noi sono la tradizione. Sabina, ti do da portare via questo cornetto e fichi e mandorle per il tuo viaggio ad Oggiano la Chiesa nelle terre d'Oriente. E buon vento a tutti. Grazie Romina, lo porto con piacere nell'esplorazione nella parte più ad est della Puglia. Serve energia.